Buon salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Maverick, voi siete su Gamerset TV e come ogni sabato siamo qui con le news di Apex Legends. Questo sabato siamo qui con le news di Apex Legends, le prime di Season 9. Prima di cominciare il video saluto Simone Cabras, Dams77, Davide detto Dado, Leo Killer 43, Umberto Romeo, Matteo Alcide, Gabriele Balbuena Pena, Alessio Dalcini. Io spero di aver salutato tutti perché ho dovuto recuperare i nomi da vari video, quindi spero di non essermene dimenticato nessuno. Se così non fosse, fatemelo sapere qui sotto con un commento, vi chiedo scusa, vi saluterò nel prossimo video. In più vi ricordo che qui sotto in descrizione ci sono i link dei nostri altri canali social, ovvero Telegram, Discord e il canale Viola, dove potrete incontrare me, Kira e tanti altri ragazzi con cui parlare e giocare. Adesso buttiamoci nelle news che ci sono un po' di cose interessanti. Partiamo subito dalla modalità Arena. Modalità Arena che sta piacendo veramente tanto a molte persone, me compreso, sinceramente è una bellissima modalità. Per ora c'ha poche mappe, perché tre mappe per l'arena sono poche, però con calma col tempo arriveranno delle nuove mappe. Parlando proprio di nuova mappa, si parlava come possibile nuova mappa la città di Octane su Canyon dei Re. Il problema è che la Respawn ha risposto, diciamo, a queste persone che hanno detto che potrebbe starci come mappa dell'arena, dicendo che questa mappa è un pochino piccola. Però effettivamente, secondo me, se ci mettessero un po' le mani, nel senso facessero delle modifiche esternamente e la prendessero un pochettino più larga, ci potrebbe anche stare la città di Octane. Ovviamente senza la possibilità di cadere giù nel vuoto, perché nell'arena ci manca ancora che puoi anche cadere nel vuoto, direi che è una preoccupazione che non ci deve essere. Però sulla città di Octane potrebbe essere un'arena interessante, perché è piena di jump pad e secondo me fare una modalità arena in una zona piena di jump pad è veramente divertente. Rende quasi totalmente inutile usare Octane in quell'arena, perché appunto ci sono già i jump pad, però secondo me rende il gioco veramente divertente, ti permette di fare partite un pochino particolari. Altre arene per ora ovviamente non ne sono state leccate, ovviamente ci aspettiamo una Skull Town che prima o poi arriverà, perché figuratevi se la community non sta richiedendo a gran voce Skull Town come modalità arena, anche perché Skull Town ormai manca veramente da tanto tempo, quindi sicuramente tornerà. E poi probabilmente arriveranno un sacco di custom map, quindi mappe apposta per l'arena che non esistono, diciamo, nelle mappe di base che conosciamo. Quindi adesso dobbiamo soltanto aspettare e piano piano la Respawn farà queste cose qua. A proposito poi, sempre parlando di arena, c'è l'evento Flash che ormai sta per scadere i prossimi giorni, che comunque dà qualche pack e vi fa livellare un po' di livelli, vabbè, nulla di interessante, però è un evento così buttato lì così ci può stare. Poi ci viene fatto sapere che l'arena non è influenzata dall'MMR, ovvero quel, diciamo, contatore, così possiamo dire, che calcola come fare il matchmaking in base al fatto se hai già vinto la partita di prima, come ti sei piazzato nelle scorse partite. Ne avevamo parlato un bel po' di tempo fa, praticamente c'è questo MMR che praticamente il matchmaking, anziché farlo a caso o comunque seguendo una logica, diciamo, abbastanza casuale, vede in base a come hai giocato e decide, diciamo, che ogni tot partite ti rende la vita un pochino più semplice e ogni tot partite la partita deve essere assolutamente impossibile da vincere. È un sistema che secondo la Respawn fa continuare la gente a giocare, secondo me è un sistema di merda, perché io sinceramente su 10 partite, 7 mi verrebbe voglia di quittare, 3 sono ancora decenti. Però il discorso è che va a serate, cioè ci sono delle serate in cui faccio 7000 punti classificate, no, veramente ci sono delle serate in cui ne faccio 600-700, delle serate che vado solo di meno 24, meno 36, che è impossibile. Comunque, andiamo avanti e parliamo degli Arena Badges, perché adesso è possibile che arriveranno anche dei badge apposta per l'arena. Come vedete da questa immagine, questi sono dei concept, sono, diciamo, identici ai badge normali. Ci possono stare, l'unica cosa che magari quello delle kill, più che altro dei danni, non è proprio un badge incredibile per l'arena, non tanto perché è facile farlo, però più che altro perché sennò la gente poi, dato che in arena si può fare, fa in modo che le partite durino di più apposta per fare il badge delle 3.000-4.000 danni. Contate che se una partita finisce 3-0 subito è difficile fare 4.000 danni, se invece una partita finisce al nono round dopo un 4-4 allora è molto più semplice, quindi la gente che va sul 2-0 inizia a perdere apposta per cercare di allungare il brodo e cercare di fare il badge, quindi forse quello dei danni non uscirà, faranno però dei badge appositi che vedremo ovviamente.
Adesso di recentissimo è uscita una piccola patch correttiva che ha corretto alcuni bug e nel frattempo è stato anche nerfato lo Spitfire, che adesso ha il danno per colpo ridotto da 19 a 18 e il caricatore viola e oro ridotti da 55 a 50 colpi, mentre abbiamo l'arco che ha il body shot, quindi il danno al corpo ridotto da 70 a 60, il tempo per caricarsi da 0,54 aumentato a 0,56 con il The Dice Tempo da 0,32 a 0,38 e anche le munizioni passano da essere uno stack di 16 a uno stack di 14. Questi nerf sinceramente non sono serviti a più di tanto, perché comunque la Spitfire è ancora una bella bestia, l'arco vabbè lasciamolo perdere, è l'arma più incredibile del gioco ancora nonostante il nerf, quindi non è che abbiano fatto più di tanto un nerf. Torniamo un secondino a parlare dell'arena, perché mi stavo dimenticando di dire una cosa abbastanza importante. Vi faccio vedere qui da questa immagine che dal 29 di giugno al 3 di agosto, che poi teoricamente finisce la season, o il 4 comincia quella nuova, o l'11 di agosto dovrebbe cominciare quella nuova, comunque dal 29 di giugno ci saranno le ranked dell'arena. Quindi metteranno appunto la modalità ranked anche nella modalità arena. E ci può stare, così almeno magari evitiamo di trovare dei master contro, perché veramente c'è gente molto skillata, e fare anche le ranked in arena ci può stare. Dovrebbero dare poi delle scie apposite, in realtà le scie no, perché non ha senso in arena avere delle scie, però dovrebbero forse dare delle scie che poi in Battle Royale fanno capire che tu in arena ti sei classificato un tot, o comunque ti dovrebbero dare delle cose che in arena fanno capire agli altri che ti sei classificato un tot, un po' tipo le scie però in altro modo, perché appunto in arena non servono a niente. Andiamo avanti con altre notizie abbastanza interessanti, parlando degli heirloom. Di recente sono stati trovati nei file di gioco degli heirloom abbastanza interessanti, come quello di Revenant, che è questa bellissima falce che secondo me ci sta veramente tantissimo, falce che l'avevamo vista già come concept heirloom un bel po' di tempo fa, e secondo me la Respawn ha preso a piene mani da quel concept perché era veramente molto figo e l'ha copiato pari pari. Poi abbiamo l'heirloom di Rampart, che per ora è ancora soltanto una speculazione, potrebbe essere questa specie di chiave, l'unica cosa un po' bruttina, vabbè per ora ok, non è skinnata, non ha niente di interessante. Poi arriviamo anche all'heirloom di Crypto, che invece è questa specie di coltello, che si parlava del Data Knife di Titanfall, non dovrebbe essere un Data Knife, però esteticamente potrebbe essere abbastanza simile. Il prossimo heirloom che arriverà in questa season 9 sinceramente non si sa ancora quale sia, quindi non posso dire quale di questi tre o di qualunque altro possa essere. Quelli più papabili sono appunto però quello di Revenant, però anche quello di Watson, anche perché ne avevamo parlato per un bel po' di tempo, poi era un attimino sparito, è un attimino andato in sordina, quindi è possibile che venga ripescato quello. Quello di Crypto mi pare che nelle scorse news di Season 8 avessi detto che non era ancora nei piani di farlo, quindi per ora non dovrebbe uscire, però non si può sapere con sicurezza. Andando avanti vediamo che adesso vogliono fare un cambiamento al timer dell'Ultimate, e anziché metterlo in percentuale metterlo in secondi. Una piccola modifica che secondo me ci può stare, perché molte volte dici sono al 90% dell'Ultimate ma effettivamente non sai quanti secondi ti mancano per appunto avere l'Ultimate carica, e ci può stare anziché avercelo in percentuale, non è una modifica della vita però in certe situazioni può essere utile. Poi andiamo a vedere che sono stati trovati all'interno del file di gioco il rinculo per un'arma che in Apex Legends non c'è ancora, che però è già stata leakata un po' di volte, che è il Car SMG. Come vedete questo, tutto questo codice qua, come vedete Bullet 0, 1, 2, 3, fa capire il pattern del rinculo, ovvero come l'arma rincula se non la controllate, quindi se inizia a virare a destra, sicuramente verso l'alto, ci sono alcune armi che virano a destra, alcune virano a sinistra, alcune hanno un rinculo un pochettino strano. Quindi diciamo che anche il rinculo è stato inserito in Apex Legends di quest'arma. Ovviamente una volta che iniziano a inserire tutte queste cose è già stato leakata un po' di volte, è probabile che la prossima arma sarà la Car SMG, però per ora non lo sappiamo, probabilmente season 10 o anche più avanti, chi lo sa. Andiamo a vedere, e in Apex Legends vediamo subito che ci saranno in futuro, è possibile però, prendete con le pinze, che ci saranno delle skin apposta per gli esports, cioè i team esports, non per chi gioca agli esports, ma se voi ti fate un team in particolare potrete avere delle skin particolari di quel team. Come vedete qua il Frosty ha fatto questa skin particolare di Wraith, che secondo me è veramente molto molto bella, e adesso ne stanno facendo
facendo in realtà tante altre, diciamo, di skin concept. È possibile che in futuro arriveranno queste skin, anche perché in tanti altri giochi, come un Rainbow Six o anche un CSGO, ci sono le skin dei vari team sport. Quindi non vedo perché non metterle anche su Apex Legends. Andando avanti vediamo che forse verrà fatto un buff a Loba, un buff alla passiva di Loba, che nonostante Loba sia una leggenda abbastanza importante, abbastanza potente, è possibile che verrà potenziata con questo buff. Come vedete da questa immagine, a sinistra si vede, diciamo, la sua passiva che vede le cose attraverso i muri normali, nel senso vede, diciamo, le sagome, però sulla destra fanno vedere esattamente che cos'è quella roba lì, quindi un elmetto, un mirino, un caricatore esteso, ed effettivamente è un buff abbastanza importante, perché è un po' difficile effettivamente vedere attraverso i muri che cos'è precisamente quella cosa lì, a meno che non ci sia abbastanza vicino, quindi ci può stare. Parliamo un attimino di Watson che è stata nerfata per sbaglio, praticamente quando hanno nel codice di gioco modificato il fatto che la stellina Arc non facesse più il rallentamento dopo nel primo agganciamento, diciamo, purtroppo hanno, diciamo, nerfato per sbaglio anche Watson, ovvero che passando dentro le sue barriere non si veniva rallentati. Ovviamente questo nerf qua è accidentale, quindi non è una cosa voluta, e lo hanno già messo a posto, o comunque lo stanno per mettere a posto. Parlando invece di Valk, vediamo che l'ultimate di Valk, che ha bisogno di spazio verticale per permettere il decollo di Valk e dei suoi compagni di squadra, molte volte ci si incastra in qualcosa che magari non si vede. Non dico tanto quando sei dentro una casa, ma quando magari voli, ma magari c'è tipo la gru di Olympus che è molto alta, non la vedi, ti ci incastri dentro e la maggior parte delle volte muori. Cioè, diciamo che è una cosa abbastanza problematica, perché non è semplice usare l'ultimate di Valk guardando anche in alto perfettamente che ci sia il cielo libero, non ci sia nulla di mezzo, e soprattutto non è giusto che ti uccida, piuttosto che te la disattivi, ma non che ti uccida. E poi, infine, per Valk è stata leakata questa recolor di una skin, e va bene, in realtà è stata leakata anche un'altra recolor, soltanto che non ho trovato l'immagine, quindi purtroppo non ve la posso far vedere. Detto questo, ragazzi, per queste prime news di Season 9 sono abbastanza contento, non abbiamo news chissà quanto importanti, comunque la season è iniziata da pochissimo, quindi non abbiamo ancora robe chissà quanto giganti. Sicuramente nelle prossime settimane avremo i primi eventi di Season 9, avremo anche cosa succederà poi magari anche in Season 10, primi leak per Season 10, e poi vari buff, nerf, leggende, armi, cose varie, cose leakate. Comunque vi terrò aggiornato come al solito. Detto questo, io adesso direi che vi saluto, vi auguro un buon weekend, vi ricordo che oggi pomeriggio alle 5, circa le 5 sul canale Viola ci sarà la live di Apex Legends, dove giocheremo con voi fino a circa le 7 di sera, non mancate ovviamente se volete giocare e anche vedermi una bella live dove ci divertiamo tutti insieme. Detto questo, io direi che ora vi saluto, vi auguro un buon weekend e una buona giornata. Bella ragazzi!